Buonasera a tutti, questa sera facciamo due chiacchiere con il signor Gabriele Ansaloni in arte Red Ronnie. Ciao Red, come stai? Ciao, come stai mister? So, sei un mito tu, io... No, sai perché? Perché sei un mito? Perché tu fai degli interventi, fai dei video che sono dettagliati a dei livelli pazzeschi, cioè praticamente quando tu fai un video è talmente inattaccabile che anche quelli che possono essere i tuoi detrattori devono stare zitti, hai capito? Cioè non sei preparatissimo, quindi ti faccio i complimenti. Va bene, ti ringrazio, ma ovviamente non è che non è una dote naturale, c'è dietro semplicemente tanto lavoro, tanta pazienza nel verificare tutto, però ovviamente sono diventato così, all'inizio non ero così, quando feci il primo film Inganno Globale non ero ancora abituato a questa dialettica cruda che c'è in rete, per cui avevo fatto un film così, dici, mettendo lì le cose che pensavo, mamma mia, quelle tre cosine imprecise che ho detto me le sono portate dietro per anni, sono loro che mi hanno incattivito praticamente, quindi se adesso loro non riescono ad attaccarmi è colpa loro perché mi hanno reso carogna come pochi sui dati. Dunque senti, parliamo di te stasera, ti confesso una cosa, io ho vissuto negli Stati Uniti fino a 6-7 anni fa, quindi quando sono venuto in Italia non sapevo assolutamente chi tu fossi. La prima volta che ho sentito parlare di te è stato per una trasmissione televisiva del quale un certo Red Ronnie metteva in dubbio l'efficacia dei vaccini. Quanto tempo fa più o meno era e di cosa si trattava? Perché fu il primo caso che ti ha messo sulla mappa come complottista, diciamo, no? Sì, perché vedi, io da un po' di anni fa c'era Porro che era ancora in Rai, aveva una trasmissione che si chiamava Virus. Devi sapere che io il mio programma è andato in onda a Cuba e quindi sono diventato amico di Conchita Consuelo Campasuergo, che è una presidente dell'Istituto Finlay, che è quella che ha inventato il vaccino per la meningite dei bambini e avrebbe meritato il Nobel per la medicina se non fosse stata cubana. E quindi con lei abbiamo dialogato a lungo, compreso quando uscì la SARS, no? E mi disse delle cose molto molto, mi chiarì molte cose sui vaccini e mi disse anche gli effetti collaterali dei vaccini. Quindi eravamo in un periodo in cui si parlava di fare i vaccini ai bambini, ai ragazzini obbligatori, 12 vaccini appena nati quando il corpo non ha ancora sviluppato le cose immunitarie. Quindi mi chiamarono per dire guarda, tu sei contrario, ma era un periodo ancora tranquillo, in teoria. Io non sapevo poi che dietro c'era già un disegno che arrivava da lontano, quindi il mio intervento è stato, diciamo, quello che ha creato poi Roberto Burioni, perché lui era in collegamento, la volta dopo hanno fatto delle pressioni perché lo invitassero in studio, difatti Porro non se lo perdona ancora di aver inventato lui praticamente Burioni, e dopodiché io sono andato, cioè c'era la mia foto là e Burioni che rispondeva a me che secondo loro deliravo e quindi vedo che tu non sai niente di me come esperto di musica, come quello che ha fatto le interviste, ma già mi hai conosciuto subito. Io confesso che di musica, cioè io sono fermo a Bach e a Mozart come musica, dopodiché proprio non ho più niente, non ho nessuna conoscenza di musica moderna, per cui sono ignorante totale in materia. Beh, vabbè, Mozart usava la frequenza 432, che frequenza, quindi qualcosa ti piace di giusto. Diciamo, diamo subito un'altra arma per Crozza per fare un'altra puntata sul 432, anche quella lì. Dopo parliamo anche di Crozza. Una opinione sul momento generale che stiamo vivendo. Io vedo, secondo me il modo di lettura che ti propongo è questo. Abbiamo ormai praticamente in tutti i paesi occidentali, non solo in Italia, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Francia, in Spagna, insomma diciamo nel mondo occidentale più o meno, grossolanamente, abbiamo un 80% di popolazione che bene o male segue bovinamente gli ordini dei loro governi e un 20% circa che protesta in qualche modo, cioè che non se la fa mandare giù, che io richiamo i risvegliati, ma diciamo per non essere presuntuosi, diciamo che sentono cose che altri non sentono. Se tu concordi più o meno con questa lettura e secondo te questa divisione è ancora recuperabile oppure una volta finito tutto questa divisione resterà e non si torna più indietro? Beh, sul futuro non lo so, io ho molti dubbi. Una volta io pensavo che avremmo dovuto aiutare tutti, oggi ho i miei dubbi.
Perché hanno usato, devo dire che sono stati bravissimi, hanno usato un indottrinamento pazzesco, hanno manipolato le cose in una maniera fantastica. E chi è stato manipolato? Soprattutto quelli che sono nati digitali, cioè i ragazzi. La cosa incredibile, tu guarda, pensa che io ho trovato soltanto il nuovo teatro situazionautico Luther Blissé di Cagliari, che hanno fatto dei flash mob e si sono risvegliati, appunto nel loro flash mob sono tutti lì così con le tute, poi a un certo punto uno si sveglia, toglie la maschera agli altri, togliela e li risveglia, è quello che tu chiami il risveglio. Molti parlano di questo risveglio, io che chiamo la musica non capivo negli anni 60 un gruppo che si chiamava Fifth Dimension, quindi quinta dimensione, che cantava una canzone che si chiamava Aquarius, quindi arriverà l'era dell'acquario. Bene, l'era dell'acquario è arrivata, l'era dell'acquario c'è e c'è questo cambiamento epocale dove conta di più l'essere invece dell'apparire, l'era dei pesci è l'era dell'egoismo, del potere, dei soldi. Ecco, difatti se tu ci fai caso, mentre fai conto 20 anni fa vedevi uno con la Ferrari e dici so c'è che bello, oggi passa uno con la Ferrari, con una macchina lussuosa o con una pelliccia e dici è anacronistico. Cioè il lusso, queste cose sono cose che sono rimaste ai figli dei ricchi che fanno questi social, questi programmi televisivi. Quindi c'è una netta spaccatura, è vero, c'è una netta spaccatura. I 20%, attenzione, i 20% che sono risvegliati non li recuperano più. Secondo me dovrebbero arrendersi su questo fatto, perché non sono più recuperabili, perché se hanno resistito a tutte le pressioni, a tutte le, ma tu pensa cosa non sono riusciti a fare a livello di comunicazione, hai capito? Cioè, addirittura hanno creato gli slogan giusti, no? Io sono per la scienza. Cioè, quando uno mi dice io sono per la scienza, ma attenzione, io l'ho sentito dire da dei miei amici molto intelligenti, da degli artisti importanti, Red, io sono per la scienza. Ma veramente la scienza, mi risulta, perché ho parlato con te, che abbia sempre detto che in tempi di pandemia non si vaccina nessuno. È un gravissimo errore. Quindi la scienza, quale scienza? Quella storica, quella di Ippocrate, quella fino adesso o quella che è nata da poco tempo? Ecco, quindi, ma poi tutto il resto, il Green Pass, Pass verde. Visto che tutti stanno andando verso un mondo verde, verso un mondo pulito, ecco che ci usiamo la parola green, capito? La parola pass. E io che sono nel mondo musicale so benissimo quanto la gente guarda, io là dietro ho dei pass, no? Quanto la gente ambisca ad avere il pass per poter entrare. E quindi cioè, c'è tutto un uso della comunicazione fantastico, la numerologia, ma guarda, è una roba, devo dire che sono veramente molto bravi. Tra l'altro appunto, è una cosa che ha sempre sconvolto del mondo della musica, delle discoteche, sono quelli in coda fuori che fanno 3 giri di isolati, magari al freddo di sera, per sperare di essere ammessi, di poter entrare nella discoteca. Poi si presentano davanti al buttafuori, il quale gli dà un'occhiata un attimo e dice tu sei bravo, tu non sei bravo, tu puoi entrare, tu no, tu hai un look che va bene, tu fai schifo, vai a casa. Questa idea di, appunto, di avere il pass per essere ammesso dentro un'elite, come dici tu, è stata venduta benissimo a livello nazionale popolare, cioè a tutti. Adesso se tu hai il pass, fai parte di quell'elite, nel futuro ci sarà un piccolo problema, che quando questa elite si accorgerà che quel pass è il pass della fregatura, cioè che tu sei condannato a vaccinarti per sempre, perché ormai lo stanno dicendo, ce l'hanno detto in tutte le lingue. Io ieri sera ho visto diverse puntate, diversi programmi televisivi della settimana scorsa e ho sentito almeno 4-5 volte i vari soloni da televisione che cominciano a mandare avanti il messaggio che, virgolette, tanto ormai dobbiamo abituarci che questa sarà una cosa ricorrente. Ecco, secondo te, quando qualcuno si accorgerà che alla 13ª puntura, se non rinnova entro 3 giorni il Green Pass, non può più accedere al conto in banca, qualcuno si sveglierà e si accorgerà di essere stato fregato oppure non c'è proprio più niente da fare? Tu stai parlando di una cosa che loro non concepiscono. Cioè il fatto di non accedere al conto in banca non è previsto da loro, perché loro pensano, cioè le persone pensano che Green Pass sia gestito dal Ministero della Salute.
perché è un fatto di salute, ma mi risulta che non sia così. Mi risulta che sia il Ministero della Finanza che gestisce il Green Pass. Perché il Ministero della Finanza gestisce il Green Pass? Sai, tu hai detto una cosa giusta. Quello delle discoteche. Tu pensi che io che ho frequentato Londra, per lanciare una discoteca, sai come facevano? Mettevano la musica dentro, i butta fuori davanti, arrivava la gente e diceva: mi dispiace, già pieno. In realtà dentro non c'era neanche una persona. Questo per 3-4 sere. Faceva funzionare la discoteca vuota dentro e nessuno entrava. Poi alla fine, finalmente allora entravano e si riempiva tutta. Questo era il concetto delle limited edition. Ti ricordi quegli orologini di plastica, degli Swatch, che la gente li collezionava e c'erano quelli rari, no? Bene, adesso ti fanno collezionare un'illusione di libertà che ti toglie totalmente la libertà. Quindi, no, no, sono stati bravi. Il problema è che questo pass verde, non servirà per quello che le persone pensano, anche perché stanno dicendo ormai anche, si stanno già cominciando a smarcare anche gli esperti che una volta erano tutti allineati, cominciano a dire che il pass verde non serve assolutamente niente, anche perché se uno ragionasse è assolutamente ridicolo, tu vai al bar e prendi un caffè, ok, se tu prendi la tazzina e vai nel tavolino da solo, non lo puoi fare perché ci vuole il pass verde. Cioè, non, sono delle cose sul treni ad alta velocità non puoi andarci, però e treni ad alta velocità costano di più, però cavolo, sei largo, stai bene. Invece no, su quel dei pendolari, sulle metropolitane che sei così, lì ci puoi andare, non serve il pass. Cioè, ci sono delle, se uno ragiona, dice: ma come ho fatto a farmi prendere in giro così tanto? Ma quante cavolate ci sono in quello che mi hanno raccontato? Ecco, se uno ragiona, questa è la domanda, cioè evidentemente hanno indotto un meccanismo tramite la paura, tramite la coercizione del collettivo che ti impedisce di ragionare, perché se uno si fermasse un attimo prima di entrare nella metropolitana tutti schiacciati e tutti senza Green Pass, uno dovrebbe dire: ma scusate un attimo, com'è che stamattina ho dovuto averlo per prendere il Frecciarossa dove eravamo in quattro nel compartimento e adesso posso entrare qui e nessuno me lo chiede? È chiaro, quindi la vera domanda è se qualcuno tornerà mai, se questi torneranno ancora a ragionare. Te lo chiedo, io insisto un po' su questo, perché anch'io comincio a pensare, da un certo punto di vista, che sia giunto automaticamente il momento evolutivo di lasciare indietro questa gente. Cioè, io mi rendo conto di aver fatto tutti gli sforzi possibili nel mio piccolo per mettere a disposizione le conoscenze e le informazioni che avevo che permettono di ragionare. Tu hai fatto lo stesso, altri 20 o 30 come noi stanno continuando a fare lo stesso, ma evidentemente non basta perché la potenza di fuoco di tutti i media schierati, di tutti i giornali, i giornaloni, di tutti gli opinionisti, di tutti i virologi, eccetera, eccetera, evidentemente è strabordante. Quindi uno comincia anche a dire: vabbè, ha capito, quando questo sarà finito, mettiamo che fra 6 mesi, fra un anno, basta, finito, non c'è più questa storia, cosa rimane dell'Italia? Cioè, Intanto io non credo che fra 6 mesi, un anno sia finito, perché questa è una strategia studiata da tanto tempo che ha uno scopo ben preciso e non credo sia finito. Le persone non ci arrivano. C'era un tweet bellissimo di uno che aveva scritto: se io mi sono vaccinato, se scopro che uno non vaccinato mi ha infettato il virus, mi incazzo di brutto. E un altro gli ha risposto: se uno non infettato ti infetta, vuol dire che ti hanno preso per il culo, ma lui non ci arriva. Cioè, nel senso, non è una roba che uno ci arrivi. Cioè, perché se tu ragioni, se tu esci un attimo dalla situazione e vedi tutto quello che è successo, cioè dici: ma ragazzi, ma prima di tutto, chi sono quegli opinionisti che dettano legge? Cioè, ce n'è uno che aveva detto: è più facile che uno muoia di un fulmine piuttosto che di questo virus. E adesso è quello che dice: bisogna assolutamente, eccetera. Cioè, sono persone parvenue, molti, hai capito? Sì, ma Quindi, dimmi. fra l'altro, scusa, a proposito del se uno mi infetta mi incazzo, non è soltanto, cioè il tuo amico lo dice perché? Perché io l'ho sentito dire negli ultimi 10 giorni da due conduttrici televisive, una è Mirta Merlino del Mattino della 7 e una è la Palombelli su Rete 4 alla sera, ma proprio schifata. Perché io insomma ho diritto di andare a sedermi al cinema e di sapere che quello di fianco non mi può infettare.
E questi, io li, credimi, la Merlino non ci metterei la mano sul fuoco, ma la Palombelli mi sembrava convinta veramente quando lo dice. Ma non lo so, non lo so, guarda, io so soltanto che c'è veramente. Allora, ti faccio un esempio banalissimo. Io che cosa ho fatto quando è successa questa cosa? Io sono stato incuriosito ad andare a intervistare le persone che non avevano spazio. Cioè noi in TV vediamo sempre quei 4-5. Peraltro uno è un esperto di zanzare, un altro è una veterinaria. Cioè, quindi, anche sono andato a intervistare, ho intervistato il dottor Milani, ho intervistato il dottor Mario Amici, ho intervistato adesso tanti altri, ho intervistato l'avvocato Corria, cioè, ho cominciato ad andare a cercare di capire. Allora, quando tu vedi che c'è un medico che è andato a casa da tutte le persone, suoi pazienti che hanno preso questo virus col numero, perché è un virus col numero, questo non è nient'altro. Se si chiama 19, vuol dire che ce ne sono stati 18 prima, e non è che il 19esimo sia letale più del 18esimo o più del 22esimo. Quindi, che è andato a casa da tutti e li ha guariti tutti senza mandarli all'ospedale. Che cosa fa questo? Decide di non farsi la puntura e viene radiato. I suoi 2000 pazienti vengono dati a un altro, peraltro illegalmente, perché non è neanche legale questa cosa, si trovano smarriti, si trovano senza nessuno che li curi, quindi è una cosa gravissima, perché credo che sia nella Costituzione che una persona ha diritto ad essere curato, quindi tolgono i medici. Ma attenzione, quando in televisione ti dicono che sono dei delinquenti, che uno che non si fa la puntura è un delinquente, soprattutto se è un medico, poi vedi in un'intervista che è questo: rinuncia ai soldi, non hai, allora il dottor Milani non ha i soldi per pagare l'affitto, parliamoci chiaro, quindi uno rinuncia ai soldi, tra uno che rinuncia ai soldi, che ha guarito tutte le persone che ha, e uno che prende più soldi se fa la puntura e sta lì buono buono e non gliene frega niente di sapere i tuoi effetti collaterali, non si preoccupa neanche se tu puoi farla o no, se hai delle controindicazioni, peraltro stabilite nel bugiardino. Ecco, tu a chi credi? Bene, la gente crede a quelli che vanno a soldi e non a quelli che rinunciano al lavoro, che perdono il lavoro e che hanno guarito tutti. Allora, quando ti trovi di fronte a questa situazione, Massimo, tu dici: sono irrecuperabili, mi dispiace, non posso più perdere tempo. Perché i casi sono due, è un po' come quando uno sta negando, no? Quando uno sta negando, tu devi andare, gli devi dare una botta in testa, perché altrimenti lui si aggrappa e ti tira giù. C'è un altro discorso che mi ha colpito molto. Quando tu vai in aereo, ti dicono che se capita casomai qualcosa di assolutamente brutto, la prima persona che devi mettere in salvo sei tu, poi puoi aiutare gli altri. E questo, secondo me, è giusto applicare così. Prima devi essere sicuro di essere in salvo tu, poi puoi cominciare ad aiutare gli altri. Chi? Quelli che ti chiedono di essere aiutati, perché non puoi aiutare chi non ti chiede di essere aiutato. Chi dice che sei uno schifoso, che sei un deficiente, che non capisci niente, che sei una rovina della società? Non puoi aiutare una persona così. Ti passa anche la voglia, anche se lo chiedesse a quel punto, secondo me. Cioè, il famoso ma vamo bene a cagare sui sciocchi, come dicono dalle tue parti. No? Dunque, una cosa, a proposito, fra l'altro, oltre ad avere questa massa di fuoco, questa potenza di fuoco praticamente impareggiabile, hanno tutto in mano, giornali, televisione, eccetera. A noi quel poco che avevamo ce lo hanno anche segato in due. Cioè la censura è arrivata anche comunque a tagliarci le gambe su YouTube e su Facebook. Tu mi ricordo che avevi avuto mi sembra con Montanari, è stata la prima volta che ti hanno segato un'intervista. No, sì, ho messo un'intervista a Montanari, YouTube me l'ha bloccato dicendo che il prossimo avvertimento, eccetera. Poi dopo invece su Facebook hanno detto che io ho incitato alla violenza con un post. Ho Addirittura. semplicemente, sì, io ero molto, diventato molto violento. Avevo preso un breve discorso di 2 minuti di Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina, e secondo loro io ho incitato alla violenza. Quindi per questo tu hai Contro TV, io ho Red Ronnie TV, quindi anzi abbonatevi a Red Ronnie TV, perché così ci sostenete, abbonatevi a Contro TV, perché
Perché devi inevitabilmente creare le alternative, non c'è verso. Tra l'altro, Hanno, dimmi. no, volevo dire una cosa a proposito della mia, la tua, eccetera. C'è un discorso comune che viaggia molto in rete che dice: ma insomma, ragazzi, tu c'hai Conto TV, quell'altro c'ha Red Ronnie TV, quell'altro c'ha la TV di qua e di là. Unitevi e fate una cosa tutti insieme. È un discorso che abbiamo cercato di affrontare negli anni scorsi, quelli che già negli anni scorsi facevano questo tipo di operazioni. Ma in realtà, secondo me, non è assolutamente necessario unirsi, perché se tu sommi tutto il lavoro che faccio io, più tutto il lavoro che fai tu, più tutto il lavoro che fanno altri 20 come noi, alla fine cioè, arriviamo comunque a tutte le persone che hanno voglia di ascoltarci. Cioè, il vero problema non è tanto unire la fonte della voce, è raggiungere una base più ampia. Quando quella base lì è raggiunta, che siamo spezzettati in 20 o che siamo tutti uniti sotto un'unica antenna, cosa che è impossibile comunque dal punto di vista pratico, ma secondo me non cambia più di tanto. No, è importante rimanere in questo caso divisi nei luoghi, ma uniti negli intenti. Perché? Perché se ci uniamo tutti, alla fine basta un solo colpo per farli fuori tutti. A proposito di un solo colpo, mi faccio venire in mente la storia di oggi, di ieri e di oggi di Puzzer. Cioè questo omino dal punto di vista loro, no? Che parte da Trieste con una quattro sedi e un tavolino nel bagagliaio della macchina, arriva a Roma, apre il tavolino, si siede, sta zitto, dice solo: io aspetto il primo ministro che mi venga a parlare. Non fa niente, e dopo 6 ore viene praticamente cacciato con il DASPO dalla città. Ma tu ti rendi conto il livello di paura che hanno dimostrato quelli al potere nel momento in cui hanno fatto una scelta del genere? Cioè, questo li ha terrorizzati. Hanno visto che alle 2 è arrivato, no, a mezzogiorno, non so quando è arrivato da solo. Alle 3 del pomeriggio c'erano già 50 persone, alle 5 del pomeriggio ce n'erano 300. Cioè, ti rendi conto che sei riuscito a fare questo da solo? Gli ha messi a nudo la paura. È stato, secondo me, un gesto eccezionale. Tu condividi o la vedi in modo diverso? No. Beh, sono questi piccoli gesti. Noi tutti abbiamo ancora negli occhi. Allora, noi abbiamo negli occhi il ragazzo, ed esaltiamo il ragazzo che si è messo davanti ai carri armati in piazza Tiananmen in Cina. Ma non ci rendiamo conto che noi abbiamo avuto la stessa situazione, perché a Trieste c'erano le persone con le mani alzate, o che pregavano, o con rosario in mano, su cui hanno buttato idranti, bombe lacrimogene, manganelli. Quindi noi diciamo non ci rendiamo conto che stiamo vivendo in casa quello che noi abbiamo esaltato per anni come gesto enorme di eroismo, eccetera, no? In Cina, questo ragazzo che peraltro non si sa che fine abbia fatto. Ma dobbiamo cominciare a parlare della Cina, sai, a studiare la Cina, perché la mia impressione è che vogliono applicare in Italia ciò che accade in Cina. Cioè, in Cina vorrei ricordare che c'è un QR code e c'è un giornalista che ha criticato il governo cinese accusandolo di corruzione. Improvvisamente gli sono spariti tutti i soldi, non può più entrare, cioè in pratica gli è sparito il pass. Diciamo che gli amici gli vanno a fare la spesa perché non può più entrare da nessuna parte, eccetera. Quindi in Italia stanno, credo sia l'Italia sia come un luogo dove fare questo esperimento. Non lo so perché, probabilmente perché siamo la più antica civiltà, o più, molto più probabilmente perché l'Italia è la nazione più bella, è la nazione con più storia, e quindi l'Italia se la vogliono comprare con 2 lire, hai capito? Tu pensa cosa hanno fatto, no? Hanno fatto una legge del 110%, perché hanno spinto tutte le persone a fare migliorie nelle case, a renderle belle, a renderle con una classe A, una classe eccetera, a fargli il cappotto, e ti finanziamo. Poi cosa fanno? Alzano le tasse, alzano tutto. Tu non ce la fai più a pagare, e quindi loro tornano a diventare in possesso della tua casa, che però è già messa a posto perché mi hai fatto il favore e me l'hai sistemata, quindi io acquisirò la proprietà della tua casa che me l'hai già sistemata. Cioè, le persone dovrebbero cominciare a, non dire qua a svegliarsi, ma a porsi dei dubbi. Cioè, Edoardo Bennato cantava "Abbi dubbi". Poniti dei dubbi. Sai, nel momento in cui ti viene il dubbio hai anche già la risposta, eh?
il dubbio ti viene quando hai già la risposta pronta, che non è necessariamente quella che ti è stata data prima. Quando hai il dubbio, la risposta è automatico. Infatti, io credo che moltissima gente non si ponga i dubbi proprio per evitare di dover trovare certe risposte. Cioè, quando io dico, 80% degli italiani sono stati presi in giro, sono stati ingannati, hanno consegnato le chiavi della loro libertà volontariamente. È chiaro che la persona ingannata farà una fatica enorme un giorno a riconoscere di esserlo stata. E quindi automaticamente sente, dice Redroni, ah no, complottista Mazzucco, oh, complottista, figuriamoci, quello lì non siamo mandati sulla Luna, figuriamoci cosa può dirmi di valido, eccetera, eccetera. Chiudono la porta prima di porti la domanda, perché nel momento in cui te la fai, purtroppo la risposta c'è già. Sì, il dubbio è già una cosa molto importante, ma non, vedi, da una parte c'è un film molto bello che si chiama L'invasione degli ultracorpi di Don Siegel del 1956, che consiglio a tutti di guardare, in cui questi alieni invadono la Terra sotto forma di bacelli, mentre tu dormi, prendono il tuo posto, tu sei sempre lo stesso, ma non hai più emozioni. Ed è un mondo che dicono loro fantastico, perché tu non hai emozioni, o sei ordinato, eccetera, no? Ecco, probabilmente vogliono quello. Ma sai, Scusa, Ron, Red, dimmi. ti chiamo Red, no, giusto? È Sì, tuo, ormai è diventato il tuo come vuoi, nome. sì. Ok. No, mentre parlavi, io dicevo, oddio, questo, vedevo già il pezzo di Crozza che prende il pezzo sulla invasione degli ultracorpi. Guarda, ci faccio una cena che sceglierà questo pezzo per farti la tua. E a proposito di Crozza, volevo chiederti questo, della satira in generale. È una cosa che mi domando molto spesso quando vedo lui in televisione, perché a me da una parte fa molto ridere, dall'altra mi fa molto 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 incazzare, perché comunque è una persona intelligente e da lui mi aspetto molto di più molte volte. Quando uno, appunto, voglio dire, va bene il far ridere, va bene esasperare, va bene la satira, va bene la caricatura, perché è il sale della nostra vita, quindi va benissimo. Ma quando uno va a toccare argomenti che sono comunque importanti e li sminuisce pur di riuscire a far ridere, non sta facendo anche secondo te un danno comunque a quelle argomentazioni che invece meriterebbero ovviamente di essere trattate in modo molto più serio? Ma tu hai detto è un comico, però lui fa un'altra cosa. Prima, ad esempio, di prendere in giro me, peraltro con questa scenografia, perché è da qui che lui prende l'ispirazione, le cose che il programma che io faccio sabato sera si chiama Let's Spend Saturday Night Together dalle 9 in poi. Lui che cosa fa? Mette pezzi miei. Allora, le persone, quando vedono io che mi vedono parlare di frequenze, del fatto che bisogna mangiare bene, del fatto, hai capito, di tutte queste cose. Ok, lui dopo mi prende in giro, però intanto mi fa parlare e mi fa dire queste cose, anche se tagliate, montate, eccetera. Poi c'è un altro discorso. Nella prima puntata lui aveva fatto un monologo in cui aveva detto: noi siamo quelli bravi perché noi abbiamo fatto la puntura, loro sono i delinquenti, e tutti sì, Poi alla fine, però un momento, quando noi guardiamo i film, noi facciamo il tifo per i ribelli. Quindi ha smontato tutto questo. Secondo me dopo lui ha avuto un richiamo, Ah, ecco. e allora ha cambiato. Ma se tu ti guardi il primo monologo che lui ha fatto, quindi io ti dico, ognuno in questa vita fa quello che può, ognuno, sia esso un comunicatore, sia un operatore ecologico che pulisce bene la strada e fa star bene la gente. Ognuno ha un compito e deve cercare di farlo al meglio. Io per anni ho cercato di fare al meglio il compito nel mondo della musica, perché ho dato spazi e voce a chi non ce l'aveva. Ho dato voce a tutti gli artisti emergenti, continuo a farlo, continuo a dare voce a tutti quegli artisti che oggi lo faccio con We Have a Dream, lo faccio col mio canale Telegram Sir Redroni, dove oltre a postare musica do l'opportunità agli artisti emergenti. Quello è il mio compito. Poi sono uscito dal seminato, ma sono stato costretto a uscire dal seminato. Cioè, quando io ho chiesto a Gianni Minà: scusa Gianni, ma tu sei andato in Argentina a fare un documentario sulla boxe, perché avete rischiato l'arresto per portare in Italia una documentazione, che peraltro la Repubblica non gli ha neanche pubblicato, di foto compromettenti di quello che stava succedendo veramente in Argentina? E lui ha detto: e tu, Red, perché? Perché tu che ti occupavi di musica improvvisamente difendi Cuba, fai delle altre cose, difendi i poveri? Perché? Ha ragione Minà.
Cioè, nella vita ti trovi di fronte, poi sai, cioè, ci sono tante persone che mi dicono, non tante, comunque c'è sempre qualcuno che dice: Red, occupati solo di musica, che sei il numero uno, lascia stare qua. Ma l'ho detto anche Crozza, è il numero uno, cioè, che cavolo stai a perdere tempo a queste panzanate? Perché poi alla fine le chiamano panzanate, ma non sono panzanate, perché io so cos'è l'alimentazione. Quando, tanto io sono abituato, guarda, a essere controcorrente. Quando difendevo Vincenzo Muccoli, tutti volevano la liberalizzazione delle droghe. Quando ho cominciato a dire che ero vegetariano e rinunciavo ai prodotti dannosi alla salute, ho rinunciato anche a tanti soldi, mi hanno anche boicottato perché sono diventato inaffidabile. Perché non accettando di pubblicizzare prodotti dannosi alla salute, ero inaffidabile. Quindi mi hanno fatto, non dico fallire, ma mi hanno parecchio dato filo da torcere. E mi dicevano: ma tu cosa ne sai tu? Sei un medico? E io dicevo: guardate che io ne so più dei medici, perché i medici non studiano l'alimentazione. L'esame di alimentazione è facoltativo, non lo fa quasi nessuno e non è approfondito. Se tu pensi che noi siamo ciò che mangiamo e che i medici ti dicono, ma anche gli esperti, ti dicono bisogna mangiare poco ma di tutto. Cazzata enorme, enorme. Quindi quando si parla di frequenze, Cross ha giocato sulle frequenze. Io è dal 1995 che faccio il check-up con le frequenze, peraltro inventate dal KGB russo, non inventate da un complottista, capito? In Russia la applicano di brutto. Le frequenze, noi siamo frequenza e quindi c'è il computer rileva le tue frequenze. Domani vengono a portarmi un lettino che ha delle frequenze magnetiche che ti guariscono. Ti riequilibrano il corpo, hai capito? Quindi no, queste cose le sa di più. Allora, c'è una mia amica, Jenny Cerea, che ha un problema che la medicina se ne guarda bene dal curare, e ha letto perché è una malattia rara, e siccome non vale la pena investire finanziariamente, lei può soffrire tutta la vita, eccetera. Lei è diventata talmente esperta della sua malattia che insegna lei ai medici. I medici, quando lei va in America, le dicono: dimmi cosa dovremmo fare secondo te, che sintomi hai trovati? Perché? Perché alla fine il medico, soprattutto i medici di oggi, non il dottor Milani o il dottor Amici o altri medici che si sono votati a questa causa, cioè di salvare la gente, che sanno che cos'è il giuramento di Ippocrate e cercano di rispettarlo, che è quello di far stare bene la gente. Bene, i medici non gliene frega più niente. Niente, i medici non gli interessa la salute dei clienti. Se tu pensi che chiamavano al telefono e dicevano come sta, tutto bene, e poi mettevano giù, cioè non andava neanche a trovarli, ma ogni persona è diversa, la devi guardare negli occhi, la devi motivare. Quindi alla fine quello che io sono stato costretto a fare è, come davo voce a chi non ce l'aveva e sto dando voce a chi non ce l'ha nel mondo della musica, perché poi i miei programmi, premiato circolante del Barroso, We Have a Dream, sono solo di musica. Ecco, con le mie interviste sto facendo la stessa cosa, cioè vado a far parlare le persone che non hanno spazio, che non hanno voce. Ma secondo me in questo momento il ragionamento dovrebbe essere il contrario, cioè non dovrebbe essere tu che sai di musica, occupati solo di musica, dovrebbe essere capovolto, cioè tutti quelli che sono bravi, conosciuti o famosi nel loro settore dovrebbero anche mettersi una mano sulla coscienza e usare la propria popolarità per portare avanti invece un messaggio che riguarda tutti noi italiani. Perché è vero che tu sei esperto di musica, ma non è che a te non interessa niente del futuro dell'Italia e degli italiani, cioè sei anche comunque un cittadino che tiene le sue libertà, quindi non è che la categoria musicista ti esclude dal territorio del diritto dei diritti civili e dei diritti individuali. Quindi siamo prima di tutto cittadini, poi ognuno o molti di noi sono specializzati in certe cose. Ma è proprio è il caso, è qui che torno a dire, secondo me, Crozza deludente, è proprio il caso che tutti quelli che hanno visibilità e che hanno un'intelligenza sicuramente superiore alla media, la mettono a disposizione anche per proteggere un bene comune che sono libertà di tutti noi. Vedi Massimo, allora su Crozza io non sono del tutto d'accordo con te perché secondo me sta facendo un Sulla bel parte lavoro. intelligente e sulla Sta parte facendo, popolare. no, sta facendo un bel lavoro su di me. Per quanto riguarda la musica, ma io difendendo questo difendo la musica, perché vorrei ricordarti che per 2 anni non hanno fatto fare concerti, hanno impedito la musica, ok? E
paradossalmente, hanno chiuso i negozi di dischi. Cioè, tu entravi dentro a quei grandi supermercati tipo Euronics, tipo Comet, eccetera. Tu potevi comprare il ferro da stiro, il computer, i telefonini, eccetera. Ma quando andavi nel reparto dischi era chiuso, sigillato, perché i dischi erano portatori di virus. E Ma sai qual è il. dai. Sì, è vero, ti giuro. Allora, loro hanno chiuso i Minchia, non dischi, ci credo. chiuso i negozi di dischi e hanno chiuso i reparti dischi nei vari dove c'erano i dischi, perché hanno un virus che è la conoscenza, che è la Ah. cultura. Quello è il virus che hanno, hai capito? Se tu pensi che hanno chiuso musei, tu hai mai visto assembramenti in musei? Hanno chiuso concerti, attenzione, con dimostrato, Claudio Trotta ha fatto un'analisi, dimostrato che in tutta l'estate in cui sono rimasti aperti c'è stato solo un contagiato in un concerto. Uno. Hanno chiuso i concerti, hanno chiuso tutto quello che è cultura e hanno lasciato aperto. Scusa, ma ragiona, perché lasciano aperti i rave e impediscono i concerti? Perché C'era una non è battuta. cultura, Perché non è fonte di hanno, pensiero. no, perché hanno bisogno che la gente si autodistrugga, quello è il loro scopo. La gente si deve autodistruggere. C'era una battuta bellissima in cui l'avevano messa in bocca alla Lamorgese, chiaramente è una battuta, non è una verità, che la Lamorgese dice: no, ma nel rave erano tutti vaccinati, c'erano tante siringhe, quindi per dire, no? Ecco, quindi perché questo? Perché non vogliono la cultura, non vogliono che le persone siano colte. Noi siamo arrivati, i film che noi dicevamo non potrà mai succedere, ti parlo di 1984, Brasil, Fahrenheit 451, oggi la realtà è peggio di quei film, molto peggio. Chiudiamo con un messaggio a quel 20% che ancora combatte e che, come dicevi tu prima, non diminuirà più di numero, nel senso che quelli sono e quelli rimangono, non ci sarà niente da fare. Tra l'altro è una realizzazione questa che ho visto in molte persone, ho visto un Crisanti, piuttosto che non ricordo più chi, forse Bassetti, che hanno detto tra le righe, tanto ormai quel 7, 8, 9 milioni non riusciremo comunque a vaccinarli mai. Quindi si sono resi conto anche loro. Ecco, un messaggio per quelli che scendono in strada ogni giorno e che ancora sperano di riuscire in qualche modo a capovolgere la situazione. Che il loro modo di fare è l'unica maniera per rimanere vivi in tutti i sensi, e che il loro compito è quello di stare accanto alle persone che hanno vicino, e anche se qualcuna è caduta, anche se qualcuna succede a tutti, che qualcuno stare vicino, aiutare, andare avanti con serenità. Ciò che loro vogliono è che noi abbiamo una parola che comincia per P, che non pronuncio, e che finisce per A. Invece noi non dobbiamo avercela, noi dobbiamo rimanere sereni e andare avanti. Questa, ti dirò una roba da crozza, non è l'unica vita che viviamo, però in questa vita abbiamo il compito di essere onesti e di fare il bene delle persone. E quindi siano esse dei dottori radiati o sospesi, siano essi dei ragazzi che, nonostante il fatto che non ci siano più le case discografiche, nonostante il fatto che non ci siano più produttori, continuano a fare musica, a credere nella musica e ad andare avanti, nonostante il fatto che non li facciano suonare dal vivo o che vadano avanti soltanto quelle cose create a tavolino in laboratorio dei talent. Ecco, c'è tanta gente. E ti dirò di più, Massimo. Il 14 novembre c'era una manifestazione di tutte donne a Firenze, che è molto importante. Io sto riscontrando che nel mondo della musica le persone oggi più creative sono le ragazze. Le cantautrici hanno una forza pazzesca. Forse perché sono donne, forse perché in loro c'è, forse perché sono direttamente connesse con Madre Terra, forse perché diventeranno madri. Non si sa perché, sai, se fanno delle punture, c'è chi dice, non io, che le punture ti rendano sterile. Io non ci voglio credere a questa cosa. Però, ti ripeto, le donne, il futuro è nelle donne, il futuro è nelle ragazze. Questo è, per questo è importante che si sveglino loro. Va bene, grazie mille, è stata una piacevolissima chiacchierata, anche un piacere Grazie. conoscerti quasi di persona. Grazie Arrivederci alla Massimo. prossima, grazie mille. Ciao. Ciao.